Ciao a tutti amici di Mehand, oggi vi presentiamo il BlackBerry 10 Alpha Device. Durante il BlackBerry Jam tenutosi a Milano, sotto invito, siamo stati invitati appunto da BlackBerry come sviluppatori e ci è stato regalato questo dispositivo, non definitivo come cellulare. Insieme ci è stato dato anche un caricabatterie, perché quello presente nella confezione non è utilizzabile in Italia. Andiamo a vedere la confezione. Come potete vedere, BlackBerry 10 Alpha Device. Dietro c'è qualche piccola informazione per scaricare l'SDK di sviluppo. BlackBerry, tutto normale. Andiamo ad aprire la confezione. Troviamo il terminale. Il terminale ci viene dotato già di una custodia perché appunto la parte posteriore ha degli adesivi come ad esempio questo, dove c'è scritto che il dispositivo di proprietà BlackBerry e non è stato fatto per la vendita. E qua ci spiega come inserire la micro SIM che andrà inserita nel telefono. Ovviamente, come detto adesso, utilizza una micro SIM come ormai la maggior parte dei telefoni. Andiamo a vedere il resto della confezione. Confezione incartonato, quindi completamente riciclabile. All'interno di questo cartoncino trovavamo l'inserto da mettere per la SIM, poi un po' di manualistica, BlackBerry che ci spiega perché è dannoso un telefono, eccetera, eccetera. Come potete vedere, il caricabatterie non è la versione americana, non italiana. Poi all'interno troviamo il cavo dati micro USB. Come avrete notato, non abbiamo trovato una cosa. Che cosa? Le cuffie. Perché BlackBerry ha avuto la scelta di non darci cuffie. Forse questa scelta è stata fatta appunto perché il dispositivo, essendo adesso molto basico e non avendo neanche la versione definitiva del software, utilizza ancora il software presente su BlackBerry Playbook, che dopo vi faremo vedere un confronto. Cellulare è già acceso perché per l'accensione ci mette parecchio tempo, quindi abbiamo deciso di farvelo vedere già da funzionante. Vi faccio vedere subito l'esempio che vi ho detto col Playbook per farvi vedere che il sistema è il medesimo. Come potete vedere, è lo stesso identico sistema. Infatti, abbiamo installato sopra il dispositivo delle applicazioni che girano sul Playbook. Dopo ve le faremo vedere. Dopo faremo anche un focus per farvi vedere come il programma per caricare le applicazioni Playbook su questo dispositivo. Il programma si chiama DDPB. Bene, facendo uno scroll verso il basso, ovviamente la cornice è touch sensitive anch'essa. Troviamo informazioni sul dispositivo, modalità aeroplano, wifi, rete mobile, aggiornamento software tramite OTA. La quale BlackBerry ci ha promesso che avrebbe fatto un aggiornamento per questo dispositivo in tempi brevi, ma lo stiamo ancora aspettando. La conferenza si è tenuta circa un mese fa. Dotato di NFC, Bluetooth, BlackBerry D account, BlackBerry Bridge per fare appunto il ponte con il BlackBerry Playbook e tenerli connessi. Tethering Internet, proprietà dello schermo, HDMI, suoni e notifiche, insomma, tutto e di più. Solite cose che troviamo BlackBerry, che avevamo anche su BlackBerry Playbook. Ora una descrizione più approfondita del telefono. Lo schermo, che è la cosa che forse colpisce di più del terminale, da 4,2 pollici di diagonale LCD HD, una risoluzione altissima, 1280x768, 356 pixel per pollice. Batte anche il display dell'iPad 3 con una densità più alta di circa il 22%. Ha una porta micro USB e HDMI. Dispone di Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 3G, quadriband HSPA, ovviamente attraverso la micro SIM. E al momento il prototipo non riesce a gestire la rete LTE 4G, ma dovrebbe essere più avanti. Con aggiornamenti forse sarà in grado. Come vedete, salta subito alla vista un attimo sul cellulare che non c'è l'icona messaggi e chiamate, perché il cellulare non sa né chiamare né mandare messaggi al momento. Proprio perché BlackBerry ha detto che l'avrebbe aggiornato successivamente al nuovo sistema BB10.
La memoria interna è da 16 GB e ha 1 GB di RAM. Questo permette al cellulare di andare chi ha una scheggia. Fotocamera, ha una fotocamera frontale e una posteriore. Non ci sono stati dati sulle fotocamere, non sappiamo da quanto sono in sintesi. Ha un flash LED, come potete vedere, null'altro. Una CPU dual core da 1,2 GHz OMAP 4430 Ti. È estremamente buona, la scheda grafica invece è una 304 MHz, la batteria è scarsissima, però non ci interessa appunto perché è un prototipo, però dura davvero poco, dalle 6 alle 7 ore anche non venendo utilizzato, non è removibile e troviamo un LED di stato qua in alto RGB. Ok, andiamo a vedere il cellulare. Come vedete abbiamo installato parecchie applicazioni, tutte le applicazioni che possono funzionare su BlackBerry Playbook funzionano perfettamente anche qua sopra. Ah, forse qualche problema per la definizione. Vi faccio vedere. Non lo so, abbiamo Skype, siamo connessi sotto rete Wi-Fi. Vedete un attimo, ci chiede con quale launcher vogliamo aprire il programma. QNX è quello utilizzato da BlackBerry, AdW Launcher è di Android, appunto perché il cellulare supporta Android. Vi faccio vedere un attimo appunto l'apertura tramite Android. Come potete vedere, troviamo sistema operativo Android molto fluido, connesso anch'esso a tutte le connessioni dette precedentemente. Applicazioni, fluido, veloce, nulla da dire. Qui invece troviamo l'icona chiamate e messaggi, però non sono ancora funzionanti. Noi ci auguriamo appunto che BlackBerry faccia questo aggiornamento. Voci dicono che arriverà ad agosto, però non si sa ancora niente. Abbiamo parecchie applicazioni, però non sono propenso a farvele vedere in quanto non sono installate sul dispositivo. Vi farò vedere principalmente quelle che avevamo trovato installate, cioè browser eccezionale, è il miglior browser che io abbia mai visto su un cellulare, penso. Veloce, fluido, legge HTML5, ha avuto il livello di benchmark maggiore. Faccio vedere, non lo so, andiamo su Google, togliamo la modalità, andiamo in modalità classica. Come vedete è velocissimo. Pincito zoom, vabbè, però siamo alla pagina Google. Andiamo sul Corriere della Sera. La tastiera è davvero ottima, Corriere della Sera, grande, anche la tastiera è molto spaziosa, Corriere della Sera, guardate la velocità del caricamento. Ah no, questa qua scusate è la versione mobile, vi metto la versione web classica, prosegui, non me la fa aprire, vabbè, andiamo su un'altra pagina, aspettate che un attimo, andiamo sulla pagina Alfa Romeo ad esempio, che utilizza Flash. Vi voglio appunto far vedere come Flash giri sul telefono. Si è impuntato un attimo il terminale, scusate un attimo, riapriamo da zero. È giusto che abbia anche dei problemi essendo una versione prototipo. Google, riapriamo, classica, Alfa Romeo. La cornice a volte non ci permette appunto di pigiare i tasti più esterni, tipo la P, la A, la Q, dà qualche problemino, però nulla di eccezionale. Alfaromeo.it, anche questa in versione mobile, speriamo ci sia una versione. No, non c'è. Devo far vedere per forza YouTube, penso. Almeno siamo sicuri. Però, come potete vedere, il cellulare va alla perfezione. È estremamente fluido e molto veloce. YouTube, anche questo, verrà aperto appunto in versione mobile. Andiamo sulla versione desktop. Questa qua è sicura che vada. Come vedete, anche in caricamento il pinch to zoom
e il PAM sono velocissimi. Legge Flash, anzi, vi faccio vedere un video direttamente da qua, perché no? Andiamo a vedere una canzone. Non lo so, cerchiamo Insomnia, Craig David. No. Come vedete però risente di qualche problemino, eh? Però va quando funziona, perché a volte bisogna dire che si impunta, si spegne, fa un po' di cose da solo, va bene. Vi faccio vedere il video. Come vedete sembra girare tutto bene. Non va a schermo intero, è vero, perché sennò, come potete vedere, adesso io non so se il video voi lo riuscite a vedere come lo vedo io, ma non c'è un lag, non c'è un impuntamento, davvero è perfetto. Mettiamo qualità 480, mantiene la sua qualità, perfetto, veloce, pinch to zoom rimane. Ah, adesso per errore ho fatto una cosa che non avrei voluto fare, però vi faccio vedere lo stesso. Come vedete, il video continua ad andare anche mentre io utilizzo il cellulare, come potete vedere e sentire. Volume al massimo, ottimo. Nulla da dire. Per quanto riguarda il web, è la piattaforma più completa che io abbia mai visto. Non so, vi faccio vedere i giochi Android un attimo. Allora, tipo, vabbè, intanto abbiamo anche la galleria ICS, che sempre, appunto, scusate, utilizza launcher Android. Vediamo qualche gioco. Paper Toss, che è il famoso gioco in cui si lancia la carta, la pallottola di carta nel cestino. Faccio vedere. Come vedete, il gioco gira fluido e ha una definizione davvero bella. Direi perfetto. Non lo so, questo cellulare ci ha molto colpiti. A me, sinceramente, molto. Che altro? Installato sul telefono trovavamo l'applicazione fotocamera. Mettiamo come soggetto il Nokia Lumia 610. Mette a fuoco da solo, autofocus, scatto, foto è stata fatta. Ovviamente BlackBerry intelligentemente ci ha messo la fotocamera, ma non ci aveva messo il programma per visionare le foto, che è stato messo successivamente da noi, appunto manualmente tramite di DPB, di cui dopo, ripeto, vi faremo una recensione più approfondita, un focus. Vedete, abbiamo lo zoom, flash, eccetera eccetera, videocamera e fotocamera frontale. Videocamera, sinceramente, a me sembra buona, però non avendoci dichiarato da quant'è, non possiamo dare un giudizio né positivo né negativo. Che altro? Del resto, sinceramente, ora come ora non mi sento di farvi vedere nient'altro, perché appunto non erano cose installate sul dispositivo, non erano applicazioni gestite dal dispositivo, quindi non sarei obiettivo nel giudicarle. Penso che vada bene così, è un prototipo, dovevamo lavorarci sopra noi, ci abbiamo messo determinate applicazioni, abbiamo visto come girano. Parere personale, girano ottimamente, va tutto perfetto. Il terminale, seppur prototipo, soffre di qualche problema, soprattutto la batteria, perché davvero dura davvero poco, però è un buon dispositivo. Se BlackBerry lo aggiornerà e ci lavorerà sopra bene, sicuramente otterrà un ottimo telefono. E perché no, anche il prototipo potrebbe diventare una fonte di utilizzo per tutti gli sviluppatori, oltre per lo sviluppo, anche proprio per la telefonia in generale. Diamo un voto anche a questo telefono, seppur non completo. Per ora ci sentiamo di dargli un 7. Ottimo, ottimo per quello che riesce a fare in questo momento. I 3 punti per arrivare a 10, aspettiamo di vedere durante l'aggiornamento come sarà. Da mia end è tutto, Claudio Fradare, arrivederci.